E buonasera a tutti per questo nuovo appuntamento di Omni Auto Risponde. Ciao. E il momento ciao. Settimanale. Ciao a tutti. Ciao a tutti per parlare con voi. Oggi il trio è formato da noi. E io e Giuliano siamo appena tornati da Detroit, quindi siamo ancora un po', come dire, sballati, offuscati dal fuso. Sì, direi di sì. Però abbiamo visto tante cose, ci siamo confrontati con chi era rimasto qua in redazione, a cominciare da Fabio, che ha coperto il salone in questi giorni. Spero che abbiate letto un po' di notizie sul nostro sito, sulla nostra pagina Facebook, che ci avete seguito su YouTube. L'obiettivo del confronto di oggi con voi, direi che questo primo quarto d'ora parliamo non di questo modellone di Ferrari GTC4 Lusso, che tu conosci bene, Giuliano, che abbiamo di fronte, ma del tema Ferrari elettrica sì o no. Abbiamo già fatto un articolo, abbiamo pubblicato un articolo oggi, tu subito sei pronto col caricatore, che non è un caricatore. Sei plagiato, Fabio. È plagiato, lui è deformato da Roma Forlì, scusatelo. Però è un tema che ha tenuto banco al Salone di Detroit, con le dichiarazioni di Marchionne. Abbiamo fatto un primo commento, un articolo scritto da Adriano oggi, per chiarire un pochettino quello che ha detto Marchionne, che ci sarà una Ferrari elettrica, cioè, o meglio, se ci sarà una supercar elettrica, questa sarà una Ferrari. Queste parole sono state parafrasate in modo abbastanza semplicistico secondo noi su tutti i giornali, perché non è stato spiegato bene quello che è un po' il background della strategia della casa del cavallino, che è quale? Quello che un'auto elettrica, per essere definita sportiva e quindi per essere considerata tale eventualmente anche da Ferrari, deve avere una serie di caratteristiche. Marchionne probabilmente ha detto semplicemente: la supercar elettrica intesa come sportiva, auto super sportiva, deve sicuramente essere fatta da Ferrari, prima o poi, semmai sarà possibile farlo, ma questo, se sarà mai possibile farlo, dipende dalla tecnologia, e oggi la tecnologia non c'è, cioè le batterie. E poi Fabio, lascio parlare te magari per dare le batterie per fare un'auto elettrica super potente con accelerazioni brucianti, ci sono, ma le batterie pesano, e un'auto sportiva, per essere considerata tale, e qui Giuliano può parlarne un po' meglio, deve essere anche leggera. La leggerezza è tutto, con una serie di ma, se e però che possiamo un po' spiegare. Però Fabio, di tu qualcosa da questo punto di vista sul discorso delle batterie. Certo, diciamo che esperimenti in tal senso sono già stati fatti, pensiamo alla Mercedes AMG SLS Electric Drive, o addirittura alla Audi A8 e-tron, prodotti in piccolissimi numeri, proprio per questo motivo, perché erano premature come tecnologia, nel senso che erano velocissime, divertenti, ma con batterie troppo pesanti e autonomia troppo ridotta. Questo è un esempio. Perché giustamente, per quando tu chiedi le massime prestazioni a un'auto elettrica, a maggior ragione, la batteria a quel punto si prosciuga immediatamente. Esatto. In futuro invece la prospettiva è rosea, nel senso che in futuro avremo batterie che avranno capacità superiori con pesi inferiori e ingombri inferiori. Questo ha tutto vantaggio delle elettriche. Ma ci vuole probabilmente ancora tempo. E non si sa quando. E poi immaginate che quando arrivano queste batterie tecnologicamente superiori di seconda o terza generazione, bisognerà sperimentarle, metterle a punto, e lì entra in gioco la dinamica del veicolo, che per una supercar è fondamentale. Sì, da questo punto di vista il peso ovviamente deve scendere, perché altrimenti hai troppe inerzie nelle entrate di curva, stressi troppo le gomme. Però, parlando di dinamica del veicolo, lo sviluppo interessante, e Ferrari è proprio la prima in questo, perché si fa in casa la gestione elettronica dei controlli elettronici di stabilità con l'elettrico, e quindi presumibilmente con la gestione indipendente delle quattro ruote. Potete immaginare per esempio di entrare in curva dando più coppia alle ruote esterne, meno coppia alle ruote interne, quindi senza usare i freni e avendo molto più precisione e rapidità, e avere delle macchine agilissime, oltre che veloci e potenti in accelerazione, ma proprio anche in curva potete fargli fare quello che volete. Un po' questo concetto l'hanno esplorato già alcune supercar moderne come la Honda NSX, che ha due motori davanti, uno per ruota, e quando è entrato in curva praticamente appunto fa come un po' una sedia a rotelle, quando magari vi rompete una gamba lo sentite questa cosa. Voi potete metafora che fa, lo so. Ha fatto una metafora, la sedia a rotelle, ok, evoca carro armato, però il carro armato, chi ha mai visto carro armato? La sedia a rotelle è un oggetto che comunque con cui abbiamo a che fare. Giuna sulle metafore, nel senso, non è che deve essere per forza una cosa, ovviamente
ho fatto l'esempio, quando avete un infortunio, chi di voi ha avuto un infortunio alla gamba, lo sentite che potete fare le curve girando coppia alla ruota esterna e frenando quella interna. Questo poi è, okay, è il concetto. Bene, e comunque, in ogni caso, queste sono sicuramente prospettive interessanti, ma ripeto, ci vuole tempo e secondo me sono state un po' semplificate le parole di Marchione a livello di interpretazione, cioè, e questo lo si capisce anche dal fatto che fino all'altro giorno Ferrari ha sempre detto una Ferrari elettrica ancora non è in programma in realtà, cioè, quindi il concetto è ci lavoreremo quando la tecnologia... Questo poi è la nostra interpretazione, ma alla luce dei fatti che leggiamo tutti i giorni facendo questo lavoro, ci lavoreremo quando la tecnologia ci sarà, e allora quando la tecnologia ci sarà noi saremo lì, perché Ferrari chiaramente deve essere, dal punto di vista della tecnologia e delle prestazioni, deve esserci, deve essere presente quando è possibile fare qualcosa che sia di sportivo, in questo caso certo, con l'elettrico. E a proposito di elettrico, adesso magari leggiamo fra un po' con le vostre... Giuliano, tu fai un po' verifica delle domande di chi ci sta seguendo adesso, poi negli ultimi 10 minuti, 15 minuti della diretta, come sempre, a Detroit, quello che io ho visto, non so se mi confermi anche tu Fabio da qui questa sensazione, poco elettrico, cioè nel senso gli americani... Detroit in generale quest'anno era un po' scarico di novità wow da un punto di vista proprio di concretezza, sì, di auto importanti per il mercato, ma c'era anche poco sì, elettrico. Sì, sì, di elettrico più che altro si è parlato a Detroit, sì, ma poco si è visto di elettrico. In realtà quello che si è visto è in pratica la elettrificazione delle sportive MG con la nuova sigla 53 dedicata alla classe coupé cabrio e alla CLS nuova, e poco altro, la RAM 1500 con motore 1000 hybrid, comunque si parla sempre di 1000 hybrid per l'elettrico. Questo, ecco, esatto, questo vorrei che Fabio, che è il nostro esperto quando si parla poi di efficienza, lo spiega bene che cos'è il mild hybrid. Mild hybrid, diciamo, è il livello base, il primo livello della elettrificazione di una vettura. È una un'auto in cui il motore elettrico non dà mai trazione alle ruote, ma è sempre il motore a benzina o diesel a seconda dei casi che viene aiutato dal motore elettrico, quindi non può mai marciare in modalità puramente elettrica, una mild hybrid, questo diciamo nei canoni classici. È un aiutino che consente di efficientare, sì, la partenza, gli spunti della macchina, sì, esatto, recupera energia in frenata e un'ottimizzazione della funzione stop and start. Quindi sistemi di accensione e spegnimento molto più rapidi, molto più sicuri. Sono sistemi solitamente basati su reti a 48 volt che affiancano i 12 volt. Questa tecnologia adesso permetterà di estendere questa cosa che sta dicendo Fabio, perché finora diciamo qualche auto si è vista, è stata anche denominata mild hybrid, come la precedente generazione della Smart. Era un po' forzato come denominazione, no? La vecchia MHD. Oppure adesso le Suzuki di ultima generazione, che hanno trovato questo sistema di motore elettrico che va a sostituire, diciamo, il motorino di avviamento. Però quello è un vero mild hybrid. È un primo step. Però è un discorso già Fabio, si vedrà quando arriveranno gli impianti a 48 volt, come abbiamo visto anche con Mercedes, sì, a Detroit. Se avete visto il video che poi tra l'altro ho fatto io sulla Mercedes CLS, lì avevo parlato del design della macchina, che è molto, molto particolare. Poi siamo tornati proprio oggi sulla tecnologia che ha lanciato per la prima volta Mercedes, diciamo su una sportiva, sì, a questo salone di Detroit, che si chiama EcoBoost, in cui appunto questo motorino sta fra il motore e il cambio, posizionato al centro, non su una Ferrari. Questa la usiamo solo come esempio automobilistico. Tra l'altro EcoBoost, non EcoBoost. Esatto, è lettera Q di quadro, lettera Q. Esatto. Che EQ è una sigla che Mercedes utilizzerà per diciamo contrassegnare tutti i prodotti elettrificati, più o meno elettrificati. Anche Audi in questi anni ha già presentato l'SQ7, per esempio. Quindi si sta arrivando, come diceva Fabio, uno degli utilizzi più interessanti è quello di poter fare lo start and stop del motore non solo fermi in coda al semaforo, ma anche in pianura quando siete a 90-100 all'ora, magari c'è una piccola discesa, togliete gas. Adesso le auto, diciamo, più efficienti veleggiano staccando il motore e la trasmissione dalle ruote. Con quel sistema lì si spegnerà proprio il motore. Si spegnerà proprio, esattamente. Con anche tutte delle conseguenze sull'impianto, per esempio, di climatizzazione, che non potrà più essere tradizionale, perché magari d'estate volete avere giustamente ancora l'aria condizionata, quindi sarà elettrico con pompe di calore. Cioè, si innescano tutta una serie di...
di discorsi legati poi a questa nuova tecnologia. Ed è importante perché appunto, sai, questo è un discorso che abbiamo già fatto in altre dirette, che facciamo periodicamente su Omni Auto. L'elettrica vera, perché si diffonda, insomma, ci vuole ancora tempo, nel mentre tutte queste tecnologie tradizionali con i motori endotermici, benzina in particolare, ma anche diesel, saranno via via sempre più efficientate con queste soluzioni ibride, appunto, che sono sostenibili, sono più sostenibili per chi poi va a comprare la macchina, perché all'atto pratico la macchina deve poter costare un prezzo ragionevole, che sia sportiva piuttosto che una city car, e soprattutto non avere il problema dell'autonomia, fin tanto che non si risolverà con delle batterie di nuova generazione, stato solido e soprattutto quelle, stato solido e quant'altro. Tu, Fabio, qualcosa da aggiungere o vogliamo cominciare a dare un'occhiata alle domande? Gli lancio una domanda che ha fatto Gabriele Gabrielli, una domanda per Fabio. Tu che hai provato molte elettriche, hai avuto modo di vedere l'efficienza dei caricatori? I caricatori, sì. È un altro mondo, sì, è un'altra parte, un altro. Non si parla mai. Da un certo punto di vista, è quasi, al momento è un problema, è il problema, uno dei problemi dell'auto elettrica, nel senso che il caricatore è, diciamo, il rubinetto attraverso cui passa l'energia elettrica che entra nella macchina. Più è potente questo rubinetto, questa pompa che fa entrare l'elettricità, più velocemente si caricano le batterie. Il problema qual è? Che questi caricatori potenti pesano, costano, e quindi tendenzialmente sulle macchine elettriche i caricatori sono ancora hanno ancora potenze ridotte, e quindi magari non possono neanche sfruttare tutta la potenza fornita ad esempio dalle colonnine pubbliche, certo, quelle che vediamo per strada. Questo per esempio, che caricatore è? Questo è un semplice regolatore di tensione per la ricarica domestica, diciamo. Vedere, questo è un caricatore, stavo per dare la spina in faccia, della Hyundai Ioniq plug-in che stai provando tu adesso in questo momento, sì. Spina e caricatore, faccio vedere in favore di telecamera così per capirci. Esatto. Io posso fare una domanda che effettivamente meno esperto di rete di auto elettriche me la sto ponendo recentemente: ma perché non le integrano nella macchina come gli aspirapolveri i caricatori? Il cavo direttamente, cioè, che esce dalla vettura. Poi, per carità, per sicurezza si fa in modo che se uno tira e scappa, cioè parte, si stacca tutto senza spaccare, però oggettivamente avere questo ingombro ogni volta dentro il bagagliaio è assurdo. In realtà al momento la tecnologia, diciamo, ha avendo due livelli di carica, cioè quella domestica e quella pubblica, quindi a bassa potenza e ad alta potenza, non puoi avere un cavo unico. Questo è il cavo domestico con regolatore, perché quello è necessario in una rete domestica. Poi c'è invece il cavo diretto senza regolatore che va dalla colonnina alla vettura, e quindi sono proprio due sistemi diversi che al momento credo non possano convivere su una vettura elettrica o ibrida plug-in. Giustamente, sì, anche il cavo è diverso, due cavi con due cavi. Esatto. Si potrebbe anche fare. Penso realtà, che tutto sia fattibile. Io magari, prima di passare ad altre domande, volevo sottolineare un'analogia che ha fatto Fabio con l'idraulica, no? Ha parlato di rubinetto. Chi di voi ha studiato un po' di fisica, storicamente nella scienza si chi di voi ha studiato un po' di fisica? Anche le superiori, insomma, si studia. E perché si fa sempre l'analogia? Perché proprio i fisici che hanno scoperto l'elettricità per primi hanno fatto, per far capire, insomma, anche ai loro contemporanei, era più facile pensare a delle correnti di acqua, per esempio la capacità delle batterie. La parola capacità è proprio quella dei litri, no? di un secchio, di una vasca, di un serbatoio, e quindi quando magari non capite tanto questi nuovi numeri, ampere, kilowattora, volt, fatevi questa analogia. Questo magari potremmo fare una volta un approfondimento, anche perché lui è il nostro Alberto Angela su queste cose, quindi ti semplifica tranquillamente anche concetti complicati. Vai con andiamo. Un altro concetto interessante che hanno tirato fuori in più persone è il discorso del suono. Per esempio Massimo dice: io una Alfa GTV 3000 V6, il mitico busso, ho provato una Tesla, per me no. No, quindi discorso dell'elettrico. E poi un'altra, aspetta che ce l'ho qui, Luca Pendis: penso che in futuro le macchine normali saranno elettriche, le sportive invece ibride o a benzina. Sono collegati tra l'altro su questo che ha scritto Luca. Io mi ricordo una affermazione di, non mi ricordo se è il direttore marketing Ferrari, che ho ascoltato in una conferenza stampa, che diceva che appunto quando ancora Ferrari non si era aperta all'elettrico come in queste ore, al netto delle premesse che abbiamo fatto prima, quindi se vi siete collegati ora a questa diretta, riguardatela, riavvolgete quando tra l'altro finite. Ricordiamo che oltre che in diretta Facebook la potete vedere anche su YouTube fra un'oretta la pubblichiamo su YouTube.
Il tema del suono è comunque un problema anche di marketing, perché giustamente i clienti oggi sono appagati dal suono, e quindi lì le soluzioni ponte di elettrificazione, auto ibride, ma che poi hanno un motore comunque potente, comunque tradizionale, sicuramente danno una mano da questo punto di vista. Mercedes AMG banalmente col 48 volt il mild hybrid, cioè l'EcoBoost, ha risolto così provvisoriamente. È un tema che andrà affrontato. Io vi condivido quello che mi ha detto Andy Palmer, che è il numero uno di Aston Martin, che è una persona straordinaria, come anche come ti racconta le cose, molto appassionato, che loro, Aston Martin, ha detto: sapete che c'è? Noi non faremo soluzioni ibride, mild hybrid, questa è una visione chiaramente degli inglesi, perché sono soluzioni ponte, costose, noi siamo piccoli e non possiamo fare cose, investire in robe che poi non sono definitive, stiamo lavorando direttamente all'auto elettrica, perché secondo noi il Sound of Silence sostituirà il Sound of 12 cilindri. Esatto, il Sound of Silence, secondo Aston Martin, se declinato in un certo modo, con suoni secondari, eccetera, può comunque regalare un'emozione. Quindi lui ce l'ha fatto, ad esempio, pensa ai suoni nei film di fantascienza, dei dischi volanti, di queste cose qua. Quindi è qualcosa a cui oggi è difficile pensare, ma che probabilmente forse arriverà. Beh, io dico che quando ho provato delle auto elettriche già adesso, come le Tesla sportive, quando guidi e senti le prestazioni, non è che stai tanto per... ti manca, perché ovviamente ti manca, certo. Però in quel momento lì forse l'effetto novità, adesso la prestazione c'è. Nella vita di tutti i giorni, invece, non parlando di sportiva, è molto più piacevole avere una macchina silenziosa che rumorosa. Quindi è una questione. Infatti un'altra domanda di Simone dice: credete che scompariranno, Simone Torres, che scompariranno le ibride in favore delle elettriche? Sarà una cosa progressiva. Sì, certo. Progressivamente è plausibile questa cosa, perché si andrà sempre più verso la scomparsa dei motori a combustione interna. Questo almeno sembra la tendenza per i prossimi anni. No, ma sicuramente sarà così. Bisogna trovare il vettore poi dell'energia, cioè il modo giusto di avere le auto elettriche. Anche le auto idrogeno, di fatto, sono auto elettriche. Ma questa è una cosa che, per il momento, non ha una risposta definitiva. La verità è che bisogna arrivarci. Si capirà qual è la risposta nel mentre che ci si arriva. Ci sono tante tecnologie che messe insieme aiutano a migliorare un po', a far scendere l'inquinamento globale, a migliorare l'efficienza generale, quindi che sia ibrido, che sia il metano, che siano ibridi elettrificati più o meno spinti, questo senza è... dimenticare l'evoluzione ancora dei motori a combustione interna, perché nel nostro mondo, diciamo, voci di corridoio, si parla che comunque le aziende petrolifere, che poi hanno in mano alla fine gli equilibri anche economici, fino al 2030 non prevedono grossi spostamenti di mercato, diciamo, a livello di produzione di idrocarburi, e anche gli stessi costruttori, pensate a Mazda quando sei andato a Tokyo, l'ultima evoluzione dei motori a combustione interna HCCI, sì. Oppure Infiniti, come una domanda che ci ha fatto Antonio Venuti, che ci chiede: secondo voi anche altre case utilizzeranno il motore Infiniti a compressione variabile? Io me lo sono studiato, vorrei studiarmelo di più, però insomma è già chiaro da che... No, lo vedete che quello che abbiamo detto con Fabio, quello che stiamo dicendo adesso, ci sarà nei prossimi, diciamo, 10-15 anni almeno, tutta una progressiva rimescolamento di quante macchine nuove verranno vendute con benzina, ibride, gas, metano, plug-in, completamente elettriche, sempre meno diesel nelle città, però bisogna vedere cosa sostituirà il diesel nel trasporto pesante, certo. Ma poi una cosa, e tutto questo, e questo non mi è caduto il portafoglio, non mi stancherò mai di dirlo: non bisogna criminalizzare nessuna tecnologia oggi, nel senso, io non sopporto né i fanatici dell'auto elettrica né i fanatici dell'auto benzina. Il progresso tecnologico migliora la vita a tutti. È chiaro che ci sono delle rinunce da fare, ma ci sono anche dei miglioramenti. Il compromesso va trovato, lo troveremo nel tempo. Oggi le auto a benzina servono ancora, come pure quelle diesel, perché altrimenti, signori, non è che tutti abitiamo in una grande città piuttosto che in una condizione che ci permette di avere una macchina con poca autonomia, eccetera. Quindi queste auto servono alle persone per spostarsi, quindi bisogna arrivare a quella soluzione che tecnologicamente e a livello ambientale sia quella migliore, più sostenibile per tutti, nell'interesse di tutti. Quindi con calma, anche a dare giudizi: auto elettrica no, auto elettrica assolutamente si può fare, solo io mi compro oggi solo l'auto elettrica. Io conosco persone, forse l'avete detto l'altra volta che avete letto una mail, che hanno preso l'auto elettrica e l'hanno rivenduta dopo 2 settimane, non perché non gli piaceva, ma perché non potevano permettersela in termini di
tempi di ricarica e quant'altro. Viceversa, ci sono altre persone che hanno problemi con auto a motore endotermico, si sono stancate di consumare, però bisogna essere equilibrati da questo punto di vista. Infatti, per esempio, Antonio Giardina ci dice anche, ci fa notare il motore monovalente a gas, perché un altro discorso è quando ci saranno, vi dicevo prima, i petrolieri, tutte le pompe di benzina mondiali hanno sia la benzina che il gasolio, tutte no, il gasolio, ma praticamente tutte. Quando questi signori decideranno ad esempio di mettere anche una pompa di metano, allora lì cambieremo tutto, perché i costruttori possono produrre macchine che vanno solo a metano, non a benzina a metano come adesso, con tanti vantaggi a livelli di prestazioni, consumi ed efficienza. La monovalenza non esiste ancora. Tu sul metano, no, su quello la vera monovalenza non esiste. Non esiste, e sul metano tu puoi dire che comunque oggi una macchina a metano... Sì. Come costi chilometrici è ancora la scelta vincente, non c'è dubbio. E anche vantaggio ambientale, perché un'auto a metano rispetto a una macchina a benzina e diesel consuma molto, inquina molto meno. Giusto? Solo un'elettrica che emette zero, emette meno di un'auto a metano. Localmente, perché poi c'è tutto il discorso di come produrremo a livello, diciamo, di macro politica, l'Europa, la Cina e gli Stati Uniti, l'energia. Ricordo a Stefano D'Elia, novità dal mondo delle batterie da Detroit, ne abbiamo parlato prima, sostanzialmente no. Una novità c'è di Samsung, che ha presentato una nuova batteria con una nuova tecnologia a sfere di grafene, che promette tempi di ricarica rapidissimi e autonomie molto molto lunghe, oltre 600 km e 20 minuti di tempi di ricarica. Quindi sono varie tecnologie, diciamo che la ricerca si diffonde, si dirama in varie direzioni. Oltre allo stato solido ci sono tante altre tecnologie che vengono testate e vedremo in futuro se sono rose fioriranno. Una di queste o un insieme di queste diciamo sarà quella scelta prescelta, perché vincente in qualche modo. Tra l'altro qui giocherà un ruolo importante, come ci chiede Gianluca Chietti, Toyota, perché lui chiede investe su idrogeno elettrico o solo su uno dei due? Intanto bisogna vedere dopo l'ibrido, in cui è leader, che passo farà per migliorarlo. Parlando anche di batterie, sapete, ha utilizzato fino adesso il nickel metal idruro, perché è una tecnologia più affidabile e il mercato, insomma, gli ha dato ragione. I giapponesi sono iper razionali. Il litio sì, l'ha sperimentato. Adesso vedremo, come diceva Fabio, il discorso del grafene, piuttosto di togliere, diciamo, il liquido dentro le batterie e fare l'elettrolita solido. E poi capire quindi Toyota come farà l'elettrico, perché quando lo farà avrà le idee chiare. E l'idrogeno è un discorso sempre di come lo si produce, che richiede energia, e poi come lo si trasporta e distribuisce, perché è pericoloso. Sì, esatto. Un'ultima nota, magari prima parlavamo anche del trasporto, diciamo, i veicoli commerciali. Sì. C'è anche la tecnologia del gas naturale liquefatto, che è una tecnologia per ora riservata appunto ai camion e agli autocarri. È lo stesso gas metano, che invece di essere compresso è liquefatto a bassa temperatura, quindi conservatori raffreddati, criogenici. La cosa crea altri problemi. La cosa è molto interessante, diciamo che sta dando parecchi frutti dal punto di vista del trasporto. Addirittura sono stati presentati camion che hanno solo questa alimentazione qui. Ma per un discorso di autonomia, perché puoi fare serbatoi più piccoli o uguali e dare molta più autonomia al camion. Quindi per il trasporto su gomma questa è un'altra soluzione, ecco. Ok, comunque la domanda che faceva Gianluca Chieti per Toyota, la risposta è: un grande costruttore ha il dovere di guardare tutte le tecnologie, perché una risposta, diciamo, unica probabilmente non c'è, e dipende tanto da come anche i vari stati nel mondo, e su cui purtroppo manca il coordinamento, si organizzeranno a livello di infrastrutture. E quindi un grande costruttore tendenzialmente deve essere pronto a trovare la soluzione che sia il miglior compromesso in termini di efficienza con le tecnologie disponibili e accessibili, cioè che hanno un costo sensato per il consumatore, e con l'infrastruttura che metterà a disposizione il paese. E quindi paesi come per esempio l'Italia e la Germania, dove le pompe di metano bene o male ci sono, con magari qualche eccezione, oggettivamente ha senso lì vendere auto a metano moderne. Anche Audi adesso ha lanciato, oggi abbiamo pubblicato il test dell'Audi A4 G-tron, penso, sì. O la 5, non mi ricordo. A4. Andate a vedere su omniauto.it, insomma, è sensato ragionare anche su queste tecnologie apparentemente convenzionali. Tu hai altre domande che hai trovato? Ma diciamo che possiamo anche introdurre il discorso della Formula E brevemente, perché abbiamo solo più un minutino. Se può accelerare lo sviluppo delle batterie, di solito le competizioni servono anche a sperimentare le tecnologie, a portarle al limite,
ma non solo sull'elettrico puro, ma anche sull'ibrido. Sapete, le gare di endurance come le mani, in questi anni comunque i costruttori hanno sperimentato. Io chiuderei, visto che siamo che comunque la macchina che mi ha lasciato di più, diciamo, da Detroit è stato un Mercedes classe G. Ah sì sì sì, e sì, quindi sì, proprio tutto il contrario, nonostante, appunto, come ho già detto tante volte, 422 cavalli. Per riallacciarmi a quello che dicevo prima, l'estremismo, insomma, non fa parte del nostro modo di vedere. A noi piacciono le, come potrebbe essere una Smart due posti elettrica per venire a lavorare tutti i giorni, ma poi un bel classe G per andare in montagna. Vabbè, ogni tanto, diciamo, non sempre le passioni sono razionali da altri punti di vista. Però io dico una cosa, che la classe G, il bello è che alla presentazione è venuto Arnold Schwarzenegger, diciamo, da californiano, da uomo, governatore della California, è un fanatico di auto elettriche, e lui comunque è un fanatico anche di Mercedes classe G. E sapete cosa ha fatto? Non so se l'avete letto, noi non so se abbiamo riportato la notizia tempo però, fa, sì. Ecco, che lui si è fatto una classe G, vecchio modello, elettrica, full elettrica, e Zetch, che è il numero uno di Mercedes, gli ha promesso, lì in conferenza stampa si sono fatti un po' di battute alla fine della conferenza, che il piano Mercedes, diciamo, di qui ai prossimi anni prevede l'elettrificazione di tutti i modelli, quindi anche la classe G avrà la sua dose di elettrificazione. Non sappiamo se full electric o mild, come anche BMW M, tutte le sportive nei prossimi 10 anni tutte elettrificate, esatto, con vari gradi. E quindi bisogna vedere come si evolverà questa cosa. Rapida carrellata per chiudere, in chiusura direi che tutte le novità principali, almeno secondo noi, le abbiamo raccontate su ogniauto.it relativamente al Salone di Detroit, quindi vi invito a visitare il nostro sito e il nostro canale YouTube per rivederle tutte se vi siete persi qualcosa. Prossimi appuntamenti succulenti prima della settimana prossima. Beh, oggi abbiamo pubblicato la prova di Adriano, parlando sempre di auto passionali, della Toyota Yaris, proprio di Toyota, che vedete, esatto, che fa anche auto divertenti, la GRN, e io non riesco mai a pronunciare questa sigla, la Gazoo Racing, la Yaris Gazoo, facciamo prima così. Esatto. Questo sabato pubblicheremo il perché comprarla della Infiniti QX30, che ci siamo, diciamo, portati avanti da un po', abbiamo promesso ad alcuni che ci hanno scritto che l'avremmo pubblicata, e sabato prossimo invece sarà un altro perché comprarla di un'auto un po' più grande e costosa, ma non ve la diciamo, l'ha provata Andrea. Vi teniamo un po' sulle spine. Sì, domani prova anche della Nissan Leaf, molto importante. Assolutamente, hai fatto bene a ricordarlo. E BMW X2, che in questi giorni, in queste ore, esatto, Andrea lo sta guidando. Però la prova la pubblichiamo il 5 febbraio. Perché siamo in embargo. C'è un embargo che vuol dire che i giornalisti sono tenuti a non pubblicare prima di una certa data. Bene. Qualcosa da aggiungere, Fabio? No, come detto, la prossima settimana ci sarà il Roma Forlì della Hyundai Ioniq, di cui vi facciamo vedere un plugin, appunto, come si chiama. Esatto. E quindi niente, grazie a tutti per averci seguito, per la pazienza, per la fiducia, e ci vediamo la settimana prossima, sempre giovedì, ore 18, sul canale Facebook di Omni Auto. A presto. Ciao. Ciao.